è il momento migliore per entrare in un'operazione di trading? E ci sono delle regole precise per prendere questa importante decisione? Scopriamolo insieme. Prima di tutto non bisogna dimenticare che il trader è un investitore. Qualunque sia il settore, un bravo investitore possiede una precisa struttura decisionale, una matrice degli investimenti. Un investitore immobiliare, ad esempio, come decide se comprare o meno un certo appartamento per ristrutturarlo e poi rivenderlo? Beh, prima di tutto valuterà i cosiddetti elementi di cornice, ad esempio che l'immobile si trovi in una bella zona o che si tratti di una tipologia richiesta. Poi verificherà che ci siano le corrette condizioni economiche, cioè che l'operazione stia in piedi, che ci siano i giusti margini di rendimento, verificherà i rischi dell'operazione, se attingere a un mutuo, eccetera. Se alla fine tutto quadra, cercherà il momento migliore per negoziare la sua offerta e farà chiaramente l'offerta che egli ritenga più vantaggiosa. Allo stesso identico modo, agli studenti dell'Insider Academy viene insegnato che entrare in un'operazione di trading stagionale sulle materie prime serve. A proposito, se questi argomenti sono di tuo interesse, dedica un secondo a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella in modo da ricevere le notifiche. Se poi hai domande o curiosità, ti invito a commentare qui sotto in modo da poterti rispondere rapidamente. Allo stesso identico modo, agli studenti dell'Insider Academy viene insegnato che per entrare in un'operazione di trading stagionale sulle materie prime bisogna verificare tre cose. Ci devono essere appunto le condizioni di cornice e questo lo facciamo con un preciso protocollo di 7 passi, cioè filtriamo l'opportunità per verificare che l'operazione in quel preciso momento abbia alte probabilità di successo, cioè che l'operazione stia in piedi. Poi devono quadrare le condizioni economiche, cioè ci dobbiamo trovare all'interno di una precisa finestra stagionale dove le tendenze di prezzo siano più forti. E questo dà al trader ampio controllo e sicurezza, potendo contare su take profit più efficaci e anche più veloci e stop loss più piccoli e meno probabili. Infine, è fondamentale aspettare che si esaurisca qualsiasi forza di movimento contraria prima di schiacciare il pulsante entra. Molto spesso i trader si affidano ad un semplice pattern o a un indicatore come unica condizione per entrare, senza preoccuparsi di verificare le condizioni di cornice e le condizioni economiche. Per dominare i rendimenti della nostra attività di investimento non dobbiamo avere fretta, perché un affare è buono solo quando presenta tutte le condizioni necessarie. Solo così stiamo facendo il nostro lavoro con professionalità e competenza. In giro di pochi minuti riesci a fare proprio uno studio, un'analisi dello spread, diciamo, della materia prima, e di decidere se, appunto, se entrare o uscire, se mettere no. Se cerchi un metodo che possa aiutarti a dominare i tuoi rendimenti con il trading, e allora partecipa al nostro evento in diretta web e scopri come speculare con il trading proteggendo il tuo capitale attraverso un semplice protocollo in 7 passi e un software statistico personale. Clicca sul link e attenzione che i posti sono limitati.